Sono ingenti i danni causati dalla mareggiata del 5-6 febbraio scorsi che ha flagellato la costa fanese da Gimarra, una delle spiagge più colpite, insieme a Sassonia Sud, fino a Marotta. Oggi, per fare il punto della situazione, nella Sala della Concordia sono stati ricevuti dal sindaco Massimo Seri i rappresentanti di categoria e gli operatori turistici e balneari. Gli obiettivi erano più di uno: da una parte capire cosa necessità che ci sono, dall'altra come agevolare chi lavora e terzo capire le risorse che riusciamo ad avere, perché ripeto, queste per il ripascimento le risorse non sono comunali ma sono regionali. Sull'obiettivo di modificare alcune normative, adesso noi elaboreremo una proposta, dopodiché mi farò carico di coinvolgere altri sindaci della costa che ovviamente sono interessati attraverso l'ANCI per incontrare la regione e fare queste proposte. Alcune proposte sono state avanzate anche dal responsabile di Oasi Confartigianato di Fano, Andrea Giuliani, che ha elencato gli interventi prioritari. Uno di questi è il ripascimento delle zone erose dal mare in una notte sola. Di chi è la competenza per reperire le risorse del ripascimento? Per gli interventi strutturali le competenze sono della regione ma anche dell'amministrazione comunale, perché il piano per la gestione integrata della costa dice che se gli enti locali non mettono risorse, almeno la regione le mette perché non dichiara gli interventi prioritari. Quindi noi abbiamo chiesto all'amministrazione di mettere 500.000 all'anno per gli interventi strutturali, quindi per le scogliere. Per quanto riguarda i ripascimenti, noi abbiamo chiesto dove c'è la sabbia di consentire agli operatori con un'autorizzazione annuale unica, quindi con una semplificazione della procedura, di consentire di fare le dune a fine stagione e i livellamenti e la sistemazione della spiaggia all'inizio stagione ma durante tutta la stagione con una procedura semplificata. Dove invece la sabbia non c'è, noi abbiamo chiesto di fare, come è stato fatto a Pesaro, di sposare il progetto del geologo Faina, che prevede il prelievo della sabbia dallo specchio d'acqua antistante nei punti dove ce n'è di più. Non sarà molto facile perché purtroppo sembra che a Fano questa sabbia in eccedenza nello specchio d'acqua non ci sia, però abbiamo chiesto di fare un'ulteriore verifica perché se c'è bisogna fare subito un progetto e fare l'intervento.